10-15 nodi ogni tanto, si gioca sulle rapichine, eccola qui, vai, nascando molto sulle secche della laguna di Valentia, eccola, allontolando la tavola, via di colline, cerchiamo di stringere, non si vede la planata, possibilmente, non si risale più, sto andando sempre più da Valenti, morirà. Alghe e pali della laguna di Venezia. Eccolo lì uno. Stavo là sulla pinna, come ho scritto, contro close the gap, no hand, e no push. Vogliamo adesso il ciocco per bloccare la dentro. Sto aumentando perciò vedi sulle strette, ora dalla scia pulita siamo nella 20-30 cm d'acqua, dopo non c'è la pascola, sono passate le scie. Vediamo la scala per mantenere la planata, è più volente. Intanto la tavola si alza, guardate che bella acqua si sta portando, adesso la sacca pisola. Usciamo di nuovo, vai, però l'asco, ok. Ho due alghe sulla spina, si sente, tavola fa fatica. Troppo una rete di prua, si deve distringere ancora un po' di burina verso quella lì che è. Le mette sopra il vento, si improvvisa, che va. Molta fatica, la pigia sporca, per esempio. Si ritorna un momento, su più piedi. L'attura lombra, liscia. Proviamo a pomparla, a pulirla. Molto vicino, abbiamo rischiato. E via sballo, tra le ondine. Prendo un po'. Sta volando. Non ho visto niente. Siamo al secondo porta. Quella di sacca sessola che insomma un po' ripoggiata. Sballo. Ciocchetto. Sono ancora 6 piedi e lo vedo già perché non ci diverto, ma sempre di più va, è difficile da separare. Pieno, lay down, cambio, vai, bel planone, ok, ben riuscita,
in quel momento, io, è arrivato di più, non viene freddo di salire. Del canale si doveva indovinare per inserire da tornare un po' di muto, vai down, il salto, woo! Vedi, per passare questi pali. Dopo di colpo dobbiamo la scala per mantenere la frenata. Ecco la zona di concessione del pescatore. Pronti alla rete. Eccola qua. Via! E qua fa pianta, ma ovviamente leggero sui 10 nodi. Vediamo se manteniamo la frenata. Schivato proprio al pelo pelo, rischiamo per prendere la prossima rapida, 10-15, acqua pienissima, per mantenere, c'è una piccola bay, pronti per la bay, lasco, gran lasco, pronti, ciocchettone. Faticosissimo, qua il vento proprio annullato, superato il palo che delimita la zona pesca, pronto un altro lasco verso il canale, ok, vai, pompatona che mi fa perdere un po' la vita, questi pali sono lì sempre ad accompagnarmi. Si va verso sacca sessola di nuovo, intervise sopra vento, calando verso l'onda. Oggi questa è la mia zona, ma sono rimasto in buca. Invitati a giocare sulle ore, slalom, runway, ci manca molto il bar quest'anno, ma ci metteremo in forma, 56 anni, bisogna conservarsi. Leggendo abbastanza bene, quando lo dice la schiena, perde i ginocchi, ma potremmo superarli, bisogna tenere duro, non te la lei, vai 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 vai! Vorrei dal resto, la rapica è mollato proprio adesso. Vai vai, ancora le scale per planare. Nodi. Speriamo che arrivi qualcosa di 15, altrimenti sarebbe un bollinare, prendiamo questo provento leggero, non penso.
costruzione per adesso più facile. Proprio un salto, non acciocchi. Il vento per me non è più interessante. Yahoo! Alga, che era andata tutto bene, il vento qua. Decisione ancora, 115, quindi i miei tutti su, sulla pinna, non perché. La tavola larga 65, la vento meglio forte, 7 metri, abbastanza tirata, comunque non andate bene, la ficcate nei geli, la comunque oggi. Abbiamo lasciato ancora di ieri dove c'erano punte di 35, 25 di meno, la scambia naturalmente, bollino a zero, manteniamo ancora la planata di nuovo, la piccola puntatina. E si va verso la via, questa è una via adesso un po' difficile, una via di sopravvivenza verso la nostra zona, che va lì, di Sacapiso, Alex de Magnan, la Laguna Whistler Club, facciamo una knock hand, bollina, la guardiata, spero di poter salire più dopo, che altra strada, perché mi piace in vita, troppo bella la faccio la patiata. Way down. Oh. Secca.